Commissario per la ricostruzione post sisma del 2018, innanzitutto a che punto è e quali sono le aspettative? Abbiamo impegni sui 39 milioni che abbiamo in cassa per circa poco meno di 35 milioni di euro. Abbiamo fatto una riunione con i sindaci del cratere per capire i prossimi passi da fare, in particolare se riaprire o meno i termini per 30 giorni, avvisando i sindaci che la riapertura dei termini per 30 giorni per le ricostruzioni private potrà comportare una riduzione del residuo, circa 5 milioni di euro, da utilizzare poi per le sedi comunali. Quindi abbiamo dovuto decidere come volevamo operare. Ci siamo lasciati che faremo un sopralluogo nei prossimi 15 giorni per capire se ci sono sedi comunali che hanno la necessità di interventi, quindi opere pubbliche e sedi comunali. Se ce ne sono e assorbono molti di quei fondi residui, probabilmente non si riaprirà per i privati. Se invece i fondi residui rimarranno in parte ancora residui, potremmo riaprire per i privati. Lei aveva chiesto anche maggiori fondi al governo? Sì, avevo chiesto maggiori fondi, però alla luce delle esperienze degli ultimi 4 anni sembra che dobbiamo vedere se ci saranno ulteriori richieste, perché quando chiedemmo maggiori fondi non c'era il 110, non c'erano i bonus fiscali. Oggi i cittadini possono optare per la ricostruzione, ma possono optare anche per i bonus fiscali, quindi questo significa che i fondi che noi avevamo previsto si potrebbero liberare per interventi ulteriori. La percentuale di ricostruzione, diciamo, possiamo dare un numero, a che punto è? Allora, io ho fatto 13 decreti di concessione a privati, però insomma c'è ancora molto da mettere in campo, perché la ricostruzione parte dopo che c'è il decreto di concessione. Il decreto di concessione di finanziamenti si attiva nel momento in cui vengono terminate le istruttorie. Nel riaprire, nel fare diverse, abbiamo fatto molte proroghe, chiaramente sono arrivati in tempi diversi progetti differenti, per cui le istruttorie sono ancora in corso per la maggior parte dei progetti arrivati. Dall'incontro di oggi cosa è emerso dai sindaci? Ci sono nuovi progetti che saranno presentati o è ancora da valutare? Beh, io ho un'impressione che ho avuto è che i sindaci sono molto concentrati sul recupero delle strutture, delle sedi comunali, non sanno se ci sono molti progetti, anzi qualcuno che ha presentato il progetto, qualche privato che ha presentato il progetto potrebbe addirittura rinunciare al contributo per la ricostruzione perché è più conveniente il sisma bonus o il 110.